Corrispondenze per una comunità che crede nella legge di risonanza. Quest'estate mi sono innamorato. Lo aspettavo da tempo e il mondo mi ha fatto arrivare ciò che desideravo. Sto parlando di un libretto, un saggio di poche pagine. Sì, per certi libri funziona come con le donne. Puoi innamorartene e gli effetti possono essere proprio gli stessi. Un tepore al cuore e una carezza alla mente. Il libricino per cui sotto l'ombrellone ho perso la testa si chiama Discorso sulla servitù volontaria. Lo ha scritto un ragazzo di 18 anni all'inizio del XVI secolo, alla storia Étienne de la Boétie. Il primo a cadere preda del fascino di questo breve saggio fu Michel de Montaigne, che a de la Boétie fu legato da un rapporto di profonda amicizia. De la Boétie morirà giovane a soli 33 anni, proprio tra le braccia dell'amico Montaigne, che anni dopo dedicherà a lui gli scritti sull'amicizia nei celebri saggi. Étienne nasce orfano e viene allevato dallo zio, si laurea in giurisprudenza e diventa consigliere al Parlamento di Bordeaux. Si trova a vivere, come accade spesso nel corso della storia, in un periodo turbolento, quello delle guerre di religione tra gli ugonotti, protestanti di confessione calvinista e i cattolici. Fu uno dei primi a scrivere contro la pena di morte, ma per capire la portata rivoluzionaria di questo sensazionale giovane uomo dobbiamo comprendere bene il contesto in cui opera. Siamo all'inizio del XVI secolo, nel pieno del fiorire dell'umanesimo, in un periodo in cui si è compiuto un cambiamento culturale epocale, il passaggio da Dio all'uomo. È divenuta dominante l'idea che l'uomo sia il soggetto della storia e non più Dio. L'uomo può fare tutto e realizzare il paradiso in terra. Nelle sue aberrazioni, questa fantastica idea può essere terribile perché spinge a credere che l'uomo possa sostituirsi a Dio e diventare egli stesso Dio. È questo quello in cui credono oggi i maîtres à penser dei circoli di potere transumanisti come il World Economic Forum. Ebbene, nel contesto culturale di esaltazione dell'uomo spunta fuori un ragazzo di 18 anni che dice: fermi tutti. In realtà gli uomini amano le proprie catene e si avvinghiano ad esse, sottostando a una servitù volontaria. Sbam! Un bel ceffone piazzato in faccia al potere culturale dominante. Étienne de la Boétie scrive che la natura, la ministra di Dio, la governante degli uomini, ci ha fatto tutti della stessa forma e dello stesso stampo, per riconoscerci l'un l'altro come compagni. Per il giovane pensatore francese, noi tutti siamo uguali e per natura liberi. Come fanno allora i tiranni a portar via sotto i nostri occhi le nostre ricchezze più belle e lucenti, devastare i nostri campi, svaligiare le nostre cose? Com'è possibile che milioni di uomini si sottomettano alla tirannia di uno solo? De la Boétie vuole che usciamo dalla caverna e scrive senza mezzi termini. Siamo noi a concedere tutto il potere ai tiranni. Basterebbe non concedere loro nulla, non obbedirgli, che sarebbero nudi e sconfitti. Provate a applicare questo concetto al Green Pass. Faccio bene a definire sensazionale della poesia, vero? Senza la nostra servitù volontaria, senza la nostra servitù per della poesia, i tiranni non sono più nulla, come il ramo che rinsecca e muore quando la radice lo priva di linfa e nutrimento. Il problema dunque è che la libertà è la sola cosa che gli uomini non desiderano affatto. Se la desiderassero, scrive il giovane francese, l'avrebbero già. Decidete a non servire più e sarete già liberi, è la frase chiave del libro. Sembra facile, eppure non lo è, e il cuore della discussione sta tutto in questo atto di volontà e nella difficoltà a compierlo. Secondo De la Boétie, sono quattro i meccanismi che causano la servitù volontaria. Il primo è l'abitudine. Il mondo funziona così, adesso vuoi arrivare tu e cambiarlo? Quante volte avete sentito questa frase? Ti educano sin da bambino all'abitudine, ti iscrivono a scuola e ti ritrovi costretto nel tuo grembiulino dietro un banchetto a rispondere solo quando interrogato e ad alzare la manina da bravo scolaretto. Poi cresci, ti trovi un lavoro, perché dicono che serve per mangiare e avere una casa, come se mangiare e avere una casa non fossero diritti a prescindere da un lavoro. Ed eccoti nel circuito del lavoro, consuma sempre di meno e crepa. Il capolavoro della società capitalista, dove tu devi essere solo un ingranaggio in attesa di essere buttato via.
L'abitudine è poi tutto ciò che ti frega a restare come sei, a non migliorare, a non metterti mai in discussione. Su, dai, vedi la partita di pallone o segui il talk show. Il libro lo puoi leggere dopo, la meditazione la puoi fare anche dopo. Sotto i tiranni, scrive De La Boétie, la gente diventa facilmente vile ed effeminata. Che ne pensate, fanciulle? Sentite sempre meno odore di maschio in giro o sbaglio? E per questo motivo, per emergere in questa società, iniziate voi a puzzare di maschio. Eh no, non è questo certo il modo corretto di agire. Non voglio adesso avventurarmi in questo discorso. Restiamo a De La Boétie. Etienne De La Boétie scrive che con la libertà si perde di colpo anche il coraggio, mentre tra gli uomini liberi domina la voglia di essere migliori, ciascuno per se stesso e per il bene comune. Il secondo sistema di controllo è ancora più sensazionale. I tiranni hanno l'astuzia di abbrutire i loro sudditi. De La Boétie racconta che quando Ciro di Persia conquistò Sardi, la capitale della Lidia, e fece prigioniero il suo re Creso, i conquistati si rivoltarono, ma Ciro riuscì a placare la rivolta senza spargere una goccia di sangue. Sapete come fece? Semplicemente facendo aprire bordelli e sale da gioco. Addio rivolta. I tiranni romani divennero maestri in quest'arte, escogitarono l'organizzazione frequente di feste di quartiere, i gladiatori, le bestie esotiche, oppio per i popoli. Sensazionale della poesia, vero? Sembra anticipare con quasi 500 anni le analisi sulla società dello spettacolo, la potenza delle merci dell'industria culturale e gli slogan della propaganda politica e pubblicitaria. La terza causa della servitù volontaria è una certa forma di convenienza che il sistema tirannico regala ad una parte dei suoi sudditi. Dalla tavola imbandita del padrone cadono a terra briciole che nutrono schiere di subalterni e avvelenano il sistema. Tra favori grandi e piccoli, tra guadagni e maneggi legati al tiranno, si arriva insomma al punto che il numero di persone a cui la tirannia sembra vantaggioso risulta uguale a quello di chi preferirebbe la libertà. Ma la tirannia sembra vantaggiosa, in realtà non lo è mai, ci avvisa De La Boétie. La servitù volontaria nuoce anche a coloro che apparentemente sembrano trarne vantaggi. La perdita della libertà, scrive De La Boétie, equivale alla perdita di se stesso e della propria natura. Al tiranno non basta che il subalterno faccia quel che lui dice, deve anche pensare quel che lui vuole e spesso per soddisfarlo deve anche anticipare i suoi pensieri. Non basta obbedire, occorre compiacere. De La Boétie ci dice che l'obbedienza si fonda sulla cancellazione di se stessi. La quarta causa della servitù volontaria è la maschera o il velo dietro cui il vero potere nasconde da sempre il suo volto. I sudditi, senza sapere dove sia il vero potere e chi lo abbia, secondo De La Boétie, servono meglio. Sembra scritto ieri e per noi il discorso sulla servitù volontaria. Cosa fare allora? De La Boétie non è che dica molto. Bisogna volere la libertà, si limita a scrivere. E ti pare facile, Etienne. Infatti il suo piccolo libricino ancora oggi è oggetto di diverse interpretazioni e osservazioni. Le riflessioni sul desiderio, sulla volontà e sull'inconscio sarebbero arrivate circa 500 anni dopo con Freud. Nonostante questo, a me sembra che il giovane filosofo francese ci stia suggerendo che per uscire dalla condizione di servo occorre compiere un processo di risveglio interiore, un lavoro su se stessi. Bisogna uscire dalla propria bolla, dalla propria gabbia. È un percorso individuale, sei tu con te stesso. E non servono guru, corsi e corsettini vari. We don't need no education, per citare Nada Brick in The Wall dei Pink Floyd. Ci vuole tanto coraggio a mettersi in discussione, perché ognuno potrebbe scoprire una persona diversa da quella con cui si è sempre identificata nel suo rispettabile ruolo sociale. In qualche modo è come se ognuno di noi dovesse andare a riscoprire la propria naturale indole di uomo libero. Forse solo così potrà realizzarsi un reale cambiamento sociale e un agire completamente diverso, un agire da uomini liberi. Forse solo così potremmo riassaporare il fresco profumo della libertà. Che cosa ne pensate, amici di Corrispondenze? Scrivetemi all'indirizzo corrispondenze@yahoo.com. Nelle ultime due puntate di Corrispondenze vi ho raccontato la storia di Spegni, un cagnolino di quartiere di cui persi le tracce un 31 dicembre di molti anni fa.
Spegni era il nome che io gli avevo dato, per altri era Balto, per alcuni Tigrotto, per altri ancora Lo Spennato. Una volta una signora per strada mi raccontò che da cucciolo il cagnolino viveva in una gabbietta nel giardino di una casa. Non so se questa storia sia vera, ma ve la racconto lo stesso perché è un bel esempio di conquista della libertà. La signora mi disse che era rinchiuso in una gabbia appena poco più grande del suo corpicino e che da lì abbaiava e si lamentava in continuazione giorno e notte fino a quando non venne liberato. Da allora la sua condizione passò da quella di cane in gabbia ma pasciuto a quella di cane da strada, libero ma senza cibo. Fu allora che io lo incontrai magro, smunto e in cerca di attenzioni. All'epoca avevo un cane, Pablo, e non ero nelle condizioni di prenderne un altro. Cercai in tutti i modi di trovare una casa e un padrone al cucciolo Spenny, ma evidentemente non era quello il destino in serbo per lui. Spenny aveva imparato gli orari in cui scendevo in strada con il mio amico cane per la passeggiata e puntualmente si faceva trovare fuori il cancello per farla insieme a noi. Dopo un po' capii che lui non aveva solo appuntamento con me, aveva i suoi giri di amicizia, Spenny. Un giorno, durante la passeggiata, che ormai era una passeggiata a tre, io, Pablo e Spenny, incrociammo una ragazzina di età liceale. Capii dalla coda scodinzolante di Spenny e dalle moine affettuose della ragazza che i due già si conoscevano. «Mi accompagna ogni giorno a scuola», disse la fanciulla. «Perché non lo prendi con te? È così affettuoso». «Mamma e papà non vogliono». Niente, non c'era proprio nulla da fare per Spenny. Doveva restare un cane di strada, un cane libero. Fu mio amico e amico di molti per diversi anni. Ti regalava un sorriso la sua sola presenza nel quartiere, quando lo incontravi. Lo conoscevano bene anche i commessi e i proprietari del supermercato, che cercavano inutilmente di allontanarlo quando gironzolava lì attorno, e lui puntualmente marcava il territorio fuori l'ingresso del supermercato, come a dire: «Voi mi scacciate, ma questa è anche casa mia e io vi mollo una bella pipì qui per ricordarvelo». La strada aveva poi le sue insidie e i suoi pericoli. Tante volte ho visto balordi tirare addosso oggetti a Spenny, ma il cagnolino sventava i pericoli con le sue zampette rapide e trotterellanti. Penso spesso a Spenny, soprattutto quando passo per le strade delle nostre passeggiate. Mi piacerebbe che fosse ancora lì, in giro per il quartiere. Non so più che fine abbia fatto. Penso, forse spero che stia bene, magari in un altro posto, a regalare sorrisi a qualcun altro. Ecco, vorrei solo sapere che lui stia bene, mi basterebbe solo questo, che qualcuno mi facesse sapere che stia bene. Se vi dovesse capitare di vederlo, scrivetemi a corrispondenze@yahoo.com. Io la speranza non la perdo mai, e se non ci sarà occasione in questa vita, allora tanto peggio, ci si ritroverà in un'altra. Ciao, amico mio, amico libero. Corrispondenze. Per una comunità che crede nella legge di risonanza.